sono un'infinità di scarpe sul mercato italiano che piacciono a una quantità importante di atleti, ma non più di tanto, ma anche un numero di scarpe che piace soltanto a una quantità ristretta di atleti, ma piace in maniera infinita, come per esempio le Escalante 3 di Altra, che sono secondo me delle scarpe di nicchia ma al tempo stesso davvero fantastiche. E per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 256 grammi, drop 0, 24 mm nel tallone, 24 mm nell'avampiede, uno spazio importantissimo nell'avampiede. A livello di numero suggerisco mezzo numero in più, perché questa scarpa, pur essendo molto larga, ha una lunghezza relativamente modesta, nonostante sia di 27,5 cm per la taglia 9,5. Ho amato fondamentalmente il fatto che questa tomaia sia davvero eccezionale, consente davvero un discreto bloccaggio nell'avampiede. Ho apprezzato i lacci piatti, la tomaia davvero molto premium, e anche soprattutto il fatto che il collo del piede è molto coccolato grazie a questa linguetta che ha pochi competitors sul mercato italiano, un tallone comunque semimorbido e al tempo stesso una flessibilità incredibile nella corsa di tutti i giorni. È una scarpa che vi consentirà di migliorare la vostra biomeccanica di corsa, la tecnica di corsa, soprattutto se sarete seguiti da un coach. A livello di intersuola, ha un'intersuola fondamentalmente abbastanza tradizionale, che però vi consente di correre davvero molto velocemente. Ha inoltre un battistrada ergonomico che vi consente nei cambi di direzione di correre davvero in maniera sicura, soprattutto grazie al fatto che ha un'altezza dal suolo soltanto di 24 mm. Dal mio punto di vista, la raccomando a tutti coloro i quali volessero per una o due volte a settimana correre e migliorare la propria tecnica di corsa. Ha una linguetta paffuta e potrebbe comunque essere utilizzata anche per tutti coloro i quali volessero camminare in questi giorni caldissimi. Dal mio punto di vista sembra che questa scarpa a livello di peso pesi qualche grammo in più, anche se in realtà stiamo parlando di US 9,5, però a livello di corsa non si sente davvero assolutamente il peso, e anche preso in mano sembrerebbe in effetti che pesi sicuramente meno di quanto dichiara la bilancia. Sappiate però che l'ammortizzazione è abbastanza reattiva nonostante lo zero drop. Dovrete chiaramente spingerla, perché comunque questa scarpa non va da sola, e in effetti è proprio per questo che la raccomando a tutti coloro i quali volessero migliorare la propria tecnica di corsa. Ho amato anche il fatto che si possa estrarre fondamentalmente il plantare, che comunque è in una versione premium, e volendo potreste inserire pure dei plantari personalizzati che comunque non sono necessari, soprattutto per il fatto che questa scarpa è zero drop, 24 mm di altezza dal suolo, e la cosa vi consentirà una stabilità unica, forse più unica che rara, in questo mondo in cui comunque tutte le scarpe sono state alzate di almeno 10 mm e di conseguenza la stabilità è andata un po' a farsi benedire rispetto comunque a quello che avevamo visto nel passato. Chiaramente la protezione è leggermente inferiore rispetto a quella di scarpe più alte, sappiate però che questa scarpa vi farà correre e utilizzare dei muscoli diversi rispetto a quelli che utilizzate di solito, e in effetti potreste provarla soprattutto per correre le andature o i riscaldamenti che invece solitamente fate con scarpe più alte. Nei giorni scorsi ho incontrato Andrea Soffiantini, con il quale ho discusso di questa scarpa. Lascio a lui la parola dal campo di Garbagnate. Non vi consiglio di comprarla bianca, soprattutto se doveste utilizzarla nei trail. Al tempo stesso però, questa scarpa vi consentirà di migliorare la vostra tecnica di corsa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni. Io vado con Andrea a bermi un coffee. Ciao e alla prossima! Andrea, sono contento di fare questa recensione delle Escalante 3 che abbiamo inizialmente testato quando c'era una giornata di pioggia. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma penso che me l'hai lasciata che era pulita nel tempo di niente, te l'ho avvonciata per bene. Mi fa quasi schifo tenerla in mano e mi spiace che da scarpa di aperitivo è diventata scarpa da lavoro, forse. La faremo lavare dalla nostra cara dottoressa. Ma sì, secondo te a chi sono adatte queste scarpe?
non mi ricordo cosa avevo detto l'altra volta, ma tanto questa qua la recensione, dopo averla testata per un po', sicuramente è una scarpa perché ha una buona meccanica di corsa, perché ti fa divertire, quindi mi ci metto io in quelli che hanno una buona meccanica di corsa, spero almeno, comunque una corsa di avampiede, l'ho usata e mi ha fatto correre bene e sentivo che assecondava la mia corsa. Per chi non ha un'ottima meccanica di corsa, secondo me è una scarpa da provare magari in gara per divertirsi o per fare delle ripetute in pista magari, perché dà un'impostazione di corsa di avampiede, di spinta e fa lavorare il piede in maniera diversa, il che potrebbe aiutarvi a correre, a imparare a correre di avampiede. E fino a che peso del podista amatore le suggerisci? Poi nel prossimo giorno farà uno short del drop zero. Guarda, secondo me non è meglio non esagerare col peso, però qua faccio fatica. Direi che comunque è una scarpa per chi corre, più che per il peso, per chi ha una buona anche cadenza, risposta col terreno, perché è un atleta pesante che affonda il piede, cioè uno da 60 kg che corre a 7 al chilometro, per dire, secondo me non riesce a farsi piacere questa scarpa qua, ci affonderebbe dentro e non ha senso. È una scarpa per chi ha una corsa più rimbalzata, più dinamica, quindi lascerei per stare il peso. Per dirti, vedo un calciatore di 75 kg che vuole fare qualche sprint, secondo me si trova bene. Un atleta che corre a 6 al chilometro che ne pesa 70 ce lo vedo un po' male. Invece domanda non facilissima: per quale distanza la utilizzeresti, sapendo che comunque ha un'altezza dal suolo di 24 mm che nel passato era una cosa normale ma oggi diventa abbastanza rara? Io ci scarterei lunghissimi, la utilizzerei sulle corse di tutti i giorni fino ai 15 km circa, più che altro perché davvero è bella e divertente, ci corri bene, dopo un po' dici ok, ritorniamo a casa che sono un po' stanchino. Sì, in effetti non la suggerirei come scarpa unica per chi corresse due volte al giorno e facesse 200 km a settimana, perché lì il rischio di infortunio potrebbe comunque aumentare, soprattutto nei giorni in cui sei molto stanco. Sì, adesso bisogna capire, oltre a te, chi segue il canale che fa 200 km di media e doppi tutta la settimana, però... Sì, in effetti è abbastanza raro e quindi capisco benissimo, però sicuramente 7 giorni a settimana non la userei. Sì, se la dovessi usare, cioè se fossi intenzionato ad usarla 7 su 7 la utilizzerei nei due lavoretti, per dire. Sai che non parlerei neanche di ritmi, cioè farei fatica, ti dico, secondo me è una scarpa molto bella da usare sulle ripetute corte, quindi sotto i 1000 metri, e invece nei lenti, sotto i 1000 metri ti dico, perché è una scarpa che ti fa correre di avampiede in spinta, quindi per quelle ripetute va benissimo, nei lenti perché comunque fondamentalmente è una scarpa da riposo. Ti dico, se proprio devo dire la mia, cioè chi corre a 3.20 non la farei usare in pista, per dire, non la utilizzerei a 3.20, però un atleta che deve fare dei 400 anche a 3.20, per dire, sì, gliela farei usare. Io per fare il medio a 3.20 non la utilizzerei, ecco, quindi ti dico, faccio fatica a darti dei ritmi. Su dei 400 la utilizzerei anche io forse, sui 3.000 non la utilizzerei mai, sul medio non la utilizzerei mai. La utilizzerei volentieri su un fartlek in allenamento, a qualsiasi ritmo, e a qualsiasi ritmo su dei 400 o dei 600, per dire, ecco. E invece Andrea, a livello di durata, cosa ne pensi? Quanto dura secondo te una scarpa di questo tipo? Ah, l'avevo detto l'altra volta, fondamentalmente potrebbe essere infinita, perché comunque di schiuma ce n'è relativamente poca, si schiaccia poco ed è una scarpa di corsa di avampiede, quindi per assurdo anche se avessi un sandalo andrebbe bene lo stesso. Diciamo che gli 800 canonici li fa, secondo me, anche di più chi la vuole sfruttare di più. Invece a livello di bloccaggio del piede, il tallone, come l'hai vista e nei cambi di direzione, che sensazione ti ha dato? Ma il piede è bloccato bene, diciamo che sì, è vero che è morbida, però non mi scappava via il piede, sarà che comunque ci corri di avampiede, non l'ho sentita scappare via, mi sono trovato bene anche nelle curve. Secondo me Torin e Rivera erano più grippanti, ma anche qua non mi posso lamentare. E secondo te, dal tuo punto di vista, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma difetto, ma è lì, cioè un problema mio, perché la concezione della scarpa è questa qua, quindi non è che posso cambiarla. L'avrei fatta sicuramente un pochino più alta, come schiuma intendo, per il resto non cambierei niente, quindi pregi è
che è una scarpa divertente, che ti fa correre davvero di avampiede senza sforzarti a correre sulle punte come qualcuno ho visto in giro fare. Va bene, grazie Andrea, andiamo a farci una corsetta, anche perché qua stiamo scoppiando dal caldo, anche le telecamere lo hanno notato. Ci vediamo alla prossima e andiamo comunque a berci un coffee. Intelligente andare a correre con sto caldo, però d'altronde ci tocca, non abbiamo altro tempo, vediamo di sopravvivere. E sì, andiamo a berci un caffè e sì, e ringraziamo per chi ce li continua a offrire, sono ben accetti, li vogliamo bene. Grazie, ciao! Ciao, alla prossima!